ritornare a Dio dopo Dio, partendo da una condizione di vuoto e smarrimento tipiche dell'epoca contemporanea. È l'atteggiamento che connota l'anateismo, una recente forma di ateismo al centro di un convegno ospitato a Palazzo Lascaris. Organizzato dall'Osservatorio sul pluralismo religioso, dal Centro di Informazione Buddista di Giaveno e dalla Chiesa Nazionale di Scientologi d'Italia, il simposio ha affrontato il tema dell'anateismo con interventi e contributi di numerosi studiosi e ricercatori della materia. Il convegno ha trattato per 2 giorni con studiosi che sono venuti da varie università italiane questa nuova categoria che si sta imponendo tra i sociologi e i filosofi, anateismo come la condizione della ricerca di Dio. L'anateismo è una forma sia degli atei che sono in ricerca e sono in ricerca del divino, e però è la categoria che interpreta anche la condizione dei credenti, i quali, pur essendo credenti, sono sicuramente alla ricerca di un mistero più grande. E mi pare che questo convegno abbia superato una fase in cui la separazione tra credenti e atei era l'unico modo di interpretare le posizioni degli individui, con questa terza categoria. Quindi, anziché atei e credenti, questa categoria dell'individuo postmoderno che si trova perennemente nella ricerca di questo surplus di verità che appunto l'anateismo rappresenta. La categoria è stata introdotta da un filosofo canadese, Richard Kearney, è introdotta 3 anni fa soltanto, ma si sta imponendo come una categoria assolutamente significativa per capire il paesaggio religioso della postmodernità che stiamo vivendo.